prepare for a whole new kind of cultural experience, a Caravaggio exhibition in Rome that doesn't feature a single canvas of the fiery Baroque master. Caravaggio Experience is an innovative video installation combined with an original musical score and even frequencies. The aim is to engage visitors on a sensorial and immersive journey into the world of the 17th century painter. Al Palazzo delle Esposizioni a Roma, una mostra che ripercorre l'opera di Caravaggio utilizzando un sofisticato sistema di multiproiezione, un'opportunità di una vera e propria immersione nell'arte del maestro del Seicento. La scena teatrale si compone contemporaneamente in tutto lo spazio, 57 dipinti che si scompongono in linee e figure, quasi a voler rivelare la tecnica e qualche ingrediente della magia del maestro del Seicento. La illuminazione cambia, le scene cambiano, il tipo di tecnica grafica che abbiamo utilizzato cambia, tutto ovviamente a cercare di suggerire allo spettatore un altro punto di vista sull'opera di Caravaggio, sentendosi dentro l'opera. Caravaggio come non lo avete mai visto. Le opere di Michelangelo Meresi prendono vita e si mostrano nella loro straordinaria originalità grazie alle nuove tecnologie sulle pareti delle sale del Palazzo delle Esposizioni a Roma. Il progetto espositivo è un videomapping che appare contemporaneamente in multivisione. Caravaggio Experience è una sorta di installazione spettacolo che racconta la vita e il genio dell'artista del Seicento attraverso immagini e musica. You see the paintings or the sculptures together with the information provided by the gallery, and that's it. Instead, here the aim is to stimulate visitors. The images are like apparitions, they're like characters entering our space from a faraway world. Michelangelo Merisi Caravaggio pioneered the Baroque painting technique known as chiaroscuro, the use of strong contrasts between light and dark. Caravaggio painted people, he painted characters. This type of display allows us to focus on the characters, isolating them from the works they're usually associated with. This makes it possible for researchers and students of art history to focus on particular details that one wouldn't always notice when looking at the original artwork. Capire meglio il modo in cui lui, ad esempio, utilizzava gli attori, il modo in cui utilizzava la luce. Sono proiezioni di immagini ad altissima definizione che si sviluppano su pannelli altissimi. Tecnologia applicata all'arte. Questo è l'esperimento su Caravaggio che si può vedere al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Effettivamente l'uso della tecnologia permette di vedere dei dettagli che magari resterebbero inosservati ad occhio nudo. Alcune cose che poi ho rivisto nella nostra opera potendo ingrandire l'immagine non le vedete nemmeno a occhio nudo. La luce e l'ombra del genio di Caravaggio in una videoinstallazione a Palazzo delle Esposizioni a Roma è un'immersione nel mondo di uno degli artisti più amati, un percorso tra musica, essenze profumate, immagini ad alta definizione grazie ad un sistema di 39 proiettori. Caravaggio Experience è un'installazione spettacolo. Utilizza la tecnica della videoproiezione immersiva. Ogni quadro viene rivelato attraverso il suo totale in un'infinita serie di dettagli che permette di approfondire la tecnica, i soggetti, le espressioni e la forma del corpo degli attori. La teatralità, la violenza, i luoghi, tutti i capitoli di una storia senza cronologie né ordine nello spazio. Ogni ambiente restituisce le stesse immagini, creando però un'esperienza sempre diversa. La mostra è immersiva, l'esperienza dell'arte è una modalità molto più diffusa all'estero che muove i primi passi anche in Italia. È proprio l'assenza dell'opera, la sua infinita riproduzione, l'anima di questo appuntamento con il maestro della luce. La relazione con lo spettatore è essere completamente immerso nell'opera d'arte e invitarlo a approfondire. La musica deve essere un po' la cornice del quadro. L'idea principale è di dare in musica le stesse emozioni che ti dà lo sguardo della pittura di Caravaggio. E quindi quel senso appunto di mistero, quel senso anche di pathos continuo, questa luce che arriva e attraversa l'opera. L'idea era di non andare a intaccare la bellezza del quadro, ma cercare di renderlo più fruibile per certi versi e più affascinante per altri. Fare questa
immersione nell'arte a Palazzo delle Esposizioni di Roma. Vi lasciamo con le immagini di questa bellissima video installazione su Caravaggio. В Риме открылась необычная выставка работ Караваджо. В залах нет ни одной картины мастера. Посетителям показывают видеопроекции полотен итальянского живописца. Всего представлено 57 работ. Они демонстрируют уникальную манеру письма, которая характеризуется ярким противопоставлением света и тени. Il pubblico possa entrare dentro lo spazio come in un labirinto e perdersi. Più ti senti perso, più vivi l'esperienza di entrare nell'arte. Di che cosa si tratta in sostanza? Di vedere in modo iperbolico, dilatato, gigantesco, impossibile in una esperienza reale, quelle immagini che sono per lo più depositate nella coscienza di tutti gli appassionati, che sono notissime, ma che viste in quel modo, con quella dilatazione fisica, con quel movimento dell'immagine che fa immaginare a chi osserva il movimento dell'occhio del ricercatore che scrutando minuziosamente si accorge di una miriade di cose che nella percezione diretta non può rilevare con la stessa profondità, con lo stesso acume. Quindi in effetti si tratta davvero di un'esperienza che io nella mia mente ho paragonato a quella, che so, del ricercatore di laboratorio che con un microscopio osserva, che so, una goccia d'acqua e vede ciò che contiene e ne studia l'essenza e il comportamento, ricavandone poi un arricchimento di conoscenza oggettivo. Qui è qualcosa di simile, è il contrario del microscopio, è l'ingigantimento dell'immagine, però l'ottica è analoga, è scrutare con grande attenzione ciò che non si potrebbe fare nella percezione reale diretta, anche se si guarda con la massima attenzione, cioè praticamente si costringe a un'esperienza specifica l'osservatore. Infine parliamo di arte. A Torino una speciale mostra dedicata a Caravaggio. Ospitata nei grandiosi spazi della citroniera juvariana, la videoinstallazione ripercorre i temi dell'intera produzione caravaggesca. Un progetto di Fake Factory con le musiche di Stefano Saletti. 58 opere proiettate a grandi dimensioni a ciclo continuo. Caravaggio oggi è il simbolo stesso del grande artista. L'artista cioè che inventa un qualche cosa di assolutamente imprevisto e molto profondo, che fa piazza pulita di tutto ciò che è stato fatto prima e prevede ciò che verrà dopo. Forse il primo grande artista che possiamo chiamare moderno e che ancora è vicinissimo alle nostre esperienze. L'installazione è divisa in quattro capitoli. La luce, elemento caratterizzante e innovativo. Il naturalismo, con scene di vita vissuta e personaggi della Roma del tempo. La teatralità, con la nascita dell'elemento compositivo e strutturale. La violenza, con scene di esecuzione o zuffe tra i vicoli. E infine, i luoghi di Caravaggio, in mostra fino al 18 giugno alla Reggia di Venaria, Torino. È un'installazione sito-specifica, quindi l'abbiamo pensata proprio per lo spazio che ci è stato messo a disposizione e che ci ha permesso di costruire una vera cattedrale delle immagini, quindi uno spazio enorme, quasi 60 metri per 12 di videoproiezione, senza barriere, quindi dove le persone possono entrare, decidere la posizione in cui vogliono assistere all'opera, camminare se vogliono oppure mettersi seduti e, diciamo, contemplare in un video di un'ora circa tutte le opere di Caravaggio messe in scena secondo i temi che sono, diciamo, specifici di Caravaggio, quindi la luce, la teatralità, il naturalismo, la violenza, e con un finale molto bello dove ripercorriamo attraverso la vita e le opere, diciamo, la sua drammatica esistenza. L'invito per il pubblico è proprio quello di lasciarsi avvolgere dalle immagini, quindi entrare nello spazio, decidere qual è il punto di vista che vuole scegliere in questa grandissima cattedrale dell'immagine che abbiamo costruito e riscoprire un pochino anche l'idea di contemplare l'arte in modo diverso entrando dentro le opere di Caravaggio. Quindi l'intento nostro è proprio quello di dare una vera immersività nell'arte di Caravaggio. Questa esposizione es una oportunidad tremendamente grande de mostrarle a la gente lo mejor del arte mundial. Que la gente tenga una experiencia de calidad de la pieza
redondeata con The Caravaggio Experience. Caravaggio Experience è una produzione di Media Art ed è stato realizzato da The Fake Factory, un gruppo di videoartisti di cui io sono direttore creativo. È un lavoro di 45 minuti, diviso in capitoli. Io penso che siamo di fronte a una nuova forma di spettacolo, un vero e proprio spettacolo multimediale, dove l'emozione è la cosa fondamentale. Es precisamente esta experiencia tecnológica sí. multisensorial que sí. prepararon que pues los hizo tender un puente entre precisamente Exacto. esta época fundamental del arte y las nuevas generaciones. ¿Cómo lograron hacer esto y cómo esto les permitió vincularse con los niños, con los jóvenes? ¿Qué nuevos públicos han logrado atraer con este tipo Exacto, de... creo que eso ha sido una gran grata sorpresa, porque bueno, esta es la Caravaggio Experience, es una experience que ya viene armada por unos videoartistas italianos, ellos son de Florencia, la compañía se llama The Fake Factory, y es la primera vez que sale de Italia. Esa dinámica de las obras de arte, esos acercamientos que no tendrías de otra forma más que a nivel tecnológico, yeah. y aún más importante, pues es súper difícil tener una obra de Caravaggio y tener 57 en una instalación inmersiva, pues es la única forma en que las vas a ver. Y entonces sí hemos visto que hay una gran aceptación porque además al combinar música, olores, ¿no? y ciertas cuestiones que hacen que pues apele muchísimo a los sentidos, a las emociones y bueno, también la proyección, como es súper alta definición, pues sí da otra contextualización. Entiendes completamente, ¿no? hasta por etapas, cómo fue haciendo sus obras, ves los cambios del estilo, hay ciertos ejercicios entre las mismas animaciones que se hacen en la experience para entender cómo colocaba los cuerpos, ¿no? o cómo hacía que la luz resaltara sobre las obras. Entonces, sí es una manera muy nueva y además, o sea, es muy bueno que también se quede más tiempo porque va a permitir, ¿no? que más gente pueda verla aún que cuando ya haya visto la exposición. ¿No? y que siga continuándose esta experiencia que pues hasta hoy ha sido muy exitosa.